In comune ci sono diversi cittadini questa mattina del quartiere di Strada delle Fornaci. C'è questa vicenda che ormai si trascina da tempo, comune che è intenzionato a tagliare qualche albero secolare. I cittadini che sono contrari, associazioni contrarie, questa mattina siete venuti a portare le firme qui in comune a Pescara? Sì, siamo venuti a portare le firme qui in comune a Pescara, dal vice sindaco, siamo in attesa. E sono alberi comunque importanti, gli ultimi lembi del paesaggio agreste pescarese e abruzzese, perché sono delle roverelle, Quercus pubescens, sono i simboli del nostro Abruzzo. Infatti quando si parla di Abruzzo ci dicono sempre la roverella, la grande quercia, sei forte come una quercia. Cioè, quindi a nostro avviso è un po' assurdo abbattere delle querce anche sanissime, che sono in condizioni ottimali di salute, per poter allargare 20 metri di strada. Cioè, allargare 20 metri di strada è una cosa assurda. Si possono trovare delle soluzioni alternative a questo massacro di grandi alberi, e noi vogliamo portare appunto a conoscenza che ci sono anche dei professionisti, delle associazioni comunque competenti, che vogliono collaborare con il comune su questa cosa. Voi volete avere un'interlocuzione con l'amministrazione assolutamente comunale? Noi vogliamo collaborare con l'amministrazione comunale, vogliamo portare anche le nostre conoscenze in merito agli alberi, vogliamo lavorare insieme al comune. Il problema è che noi abbiamo questo muro contro muro, che non è una cosa bella, insomma. Adesso ci hanno detto salveranno una quercia. Sì, ma è un compromesso a nostro avviso un po' ridicolo, perché sono due alberi importanti, monumentali, simboli di Pescara. Noi vorremmo salvare tutti e due perché sono simboli di Pescara. Quante firme avete raccolto fino ad oggi? Allora, abbiamo iniziato la raccolta venerdì, in 3 giorni siamo riusciti, muovendoci prevalentemente nel quartiere, a raccogliere fino adesso siamo oltre le 560 firme. Sono tante. Sono tante e io spero pure... 560 firme paragonate all'età della pianta. Quella pianta sta là da più o meno un centinaio d'anni. Quante cose ne ha viste? È semplicemente per questo che mi voglio battere. 560 firme a me personalmente fanno piacere, perché significa che da un punto di vista di sensibilità dalla parte delle persone che proprio risiedono in quelle strade c'è appunto questa sensibilità, c'è un'attivazione, un qualcosa che si muove, insomma, e vogliamo quanto più possibile far presente la cosa agli enti preposti, agli enti comunali.